L'impegno dell'Associazione Premio Internazionale Semplicemente Donna è quello di portare avanti con professionalità l'attività di sensibilizzazione contro le violenze e gli stereotipi di genere, un fenomeno purtroppo sempre attuale. Anche per questa edizione del premio, le studentesse e gli studenti dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo hanno potuto ascoltare le testimonianze di Filomena Lamberti ed Elia Goletti, la prima vittima di un efferato gesto di violenza da parte dell'ex marito che l'ha cosparsa di acido, la seconda una tra le ricercatrici più importanti del mondo, specialista in malattie infettive e responsabile dell'unità di ricerca traslazionale presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani a Roma. Per il nostro istituto è sicuramente un piacere, un onore e un dovere essere in un percorso simile, in quanto un'iniziativa come Semplicemente Donna, che io personalmente come dirigente vedo in questo istituto per il secondo anno consecutivo, ma che ha un percorso più lungo seguito dai nostri docenti in maniera continuativa. E tutto il valore di questo è quello di educare i ragazzi, far sviluppare loro una coscienza critica riguardo alle differenze di genere, alle violenze di genere, far sì che queste non siano più. Ancora oggi purtroppo si parla troppo di femminicidi e anche di discriminazioni sul lavoro legate appunto alle differenze di genere. Il nostro istituto si impegna, come tutte le scuole, a far sì che questo non sia. Bene, sicuramente grazie al progetto Semplicemente Donna, in collaborazione con il nostro istituto scolastico, ci ha permesso di riuscire ad avere un contatto diretto con queste storie di discriminazione e violenza sulle donne. Importante è il fatto che queste storie molte volte vengono trascurate o poco considerate, ma i fatti sono che nel 2023 ancora moltissime donne sono vittime di violenze e di discriminazioni di genere. Importante sicuramente che con questo progetto io e la mia classe abbiamo avuto la possibilità di conoscere le vicende che hanno affrontato queste storie, la possibilità di capire anche il dolore che queste donne hanno dovuto provare. Importante sicuramente è il favorire la prevenzione all'interno delle scuole per permettere la sensibilizzazione degli studenti in modo che si formi una società che sia sicuramente formata e che abbia dei valori per riguardanti l'uguaglianza di genere e anche l'uguaglianza tra le persone, andando ad abolire la discriminazione. Importante è che moltissime persone non conoscono ancora bene il concetto di genere, che molte volte viene o trascurato o viene fatta una descrizione totalmente diversa. L'uomo e la donna sono due entità totalmente diverse, ma con questo non vuol dire che essi non devono avere entrambi gli stessi diritti. In più, le donne, come si è anche visto nel processo della storia, hanno avuto un'importante evoluzione e tuttora stanno avendo un'evoluzione, in quanto essi sicuramente hanno gli stessi diritti pari all'uomo e le stesse capacità di svolgere gli stessi lavori dell'uomo. Infatti bisognerebbe abolire quella che è la tossicità degli stereotipi, i quali praticamente vanno a portare una descrizione della donna totalmente sbagliata, come l'idea per esempio che la donna fosse un essere solo dedito alla gestione della famiglia, cosa che non è così. Moltissime donne, come si è anche visto, come per esempio la Cristoforetti, hanno la possibilità di poter fare e svolgere lavori che da tempo si pensava fossero solo per gli uomini, cosa che invece sono anche per le donne. Importante poi penso che sia sicuramente rivedere quelli che sono i mezzi di informazione, come per esempio libri o le pubblicità, in quanto molti spesso utilizzano quello che è un linguaggio non adatto per riguardante questo genere, per la descrizione essenzialmente delle donne. Io penso che questo progetto sia stato di fondamentale importanza perché comunque mi ha fatto aprire gli occhi, ha messo luce su queste vicende che prima conoscevo meno, con questo progetto ho avuto più la sensibilità e spero che sicuramente si riesca a costruire un futuro migliore di ieri, che possa dare la possibilità a tutti, uomini e donne, di potersi realizzare nella propria vita. Sì, purtroppo quello di Filomena Lamberti è solo uno dei numerosi casi di tentato femminicidio che hanno e che stanno avendo luogo al giorno d'oggi, quindi riveste un ruolo di fondamentale importanza intervenire in maniera preventiva e quindi trasmettendo alle nuove generazioni degli ideali che sono sicuramente importanti per evitare che episodi di questo tipo si possano ripetere. In primo luogo troviamo sicuramente l'ideale della parità di genere, quindi far capire che in una società come quella del 2023 non può e non deve ancora persistere l'idea per cui la donna è concepita come un essere inferiore e quindi non meritevole di un trattamento al pari di quello dell'uomo. Dopodiché troviamo sicuramente
il valore del rispetto reciproco, che tra le altre cose è anche per l'appunto una competenza civica e anche sociale, quindi non si limita solo al contesto della relazione tra partner. Oltretutto c'è anche il valore dell'indipendenza, infatti va sottolineato che molte volte l'effetto che scatena un femminicidio è un uomo che è dipendente dal punto di vista affettivo a una donna, e l'idea di essere lasciato lo porta a compiere atti sicuramente orribili. Quindi anche in questo contesto bisognerebbe forse introdurre un'educazione al rifiuto, quindi insegnare che per quanto doloroso un no rimane un no. Dopodiché potrebbe anche essere utile insegnare, far germogliare nelle nuove generazioni il valore della conoscenza dell'altro, dato che se si impara a conoscere in maniera approfondita l'altro, possiamo capire se è eventualmente il caso di prendere distanze oppure no, quindi capire se ci sono i presupposti per creare una relazione che sia per l'appunto sana e non dannosa. In ultima istanza sicuramente rientra un valore che riguarda per l'appunto il fatto di lasciare libero l'altro. Questo è un valore che si espande anche e che lo ritroviamo in più contesti, non soltanto nelle relazioni tra partner, nelle relazioni tra amici e familiari. Quindi se davvero si vuole bene una persona, in quel caso bisogna essere in grado di lasciarla libera di fare le proprie scelte, anche se a volte questo può voler dire prendere le distanze. In vista della giornata contro la violenza sulle donne, noi come istituto ITIS Galileo Galilei di Arezzo ci siamo impegnati nel produrre una riflessione per mostrare il nostro pensiero e soprattutto contro questo fenomeno, ma soprattutto contro quella che oggi è la disparità di genere all'interno delle STEM. Le STEM sono un gruppo di materie scientifiche e tecnologiche che ancora ad oggi soffrono di quello che è lo stereotipo, perché essere convinti che la scienza sia una materia da uomini, da maschi, è uno stereotipo al 100%. La prima cosa importante per far sì che in futuro lo stereotipo femminile, quindi della donna, che deve essere donna e non può essere scienza, è sicuramente quella di avere un'educazione più inclusiva verso le ragazze già da un'età più giovane. È infatti importante il linguaggio, per esempio all'interno della famiglia in sé o della scuola, appunto luoghi in cui già da bambini passiamo la maggior parte del tempo. Il linguaggio è importante perché la parola forma il pensiero, quindi anche l'utilizzo di proverbi o modi di dire, per esempio sono discorsi da maschi, non puoi capire, sono lavori da maschi, non potrai mai capire, purtroppo hanno portato ad oggi una normalizzazione della diversità di genere.